obbligare le leggi degli autobus in segno di protesta per lanciare quella che sarà la manifestazione di giugno 19, in cui studenti, precari, disoccupati e tutti i cittadini scenderanno in piazza a richiedere reddito garantito e un welfare, un sistema di diritti gratuiti e garantiti per tutti. Viviamo nella città in cui il biglietto dell'autobus costa 1,30€, uno dei più cari in Italia, e sembra proprio una contraddizione, lo è, eppure il servizio pessimo rispetto a tutta Italia, è il peggiore di tutta Italia. Oggi il biglietto a Palermo non lo paga nessuno, blocchiamo tutti gli autobus. Oggi noi come studenti ci stiamo concentrando nel rivendicare il diritto ad avere, diciamo, dei servizi, dei trasporti gratuiti, accessibili per tutti gli studenti, in una città invece come Palermo, dove sappiamo che, diciamo, il biglietto è uno dei più cari di tutta Italia per un tempo minimo di 90 minuti, considerando i trasporti di andata e ritorno dalla scuola per poi muoversi per i vari corsi scolastici, come per lo sport, come qualsiasi altra attività, almeno 5 euro al giorno di biglietto dell'autobus, penso che sia il minimo per chi si muove costantemente comunque con i trasporti pubblici, senza considerare chi comunque ogni anno fa l'abbonamento, che dovrebbe fungere, diciamo, come mezzo per ammortizzare proprio il prezzo che in teoria si dovrebbe spendere per il costo dei biglietti autobus, ma in realtà, diciamo, non tutte le famiglie possono permettersi questo ingente prezzo da pagare.